Signore e signori, un benvenuto a tutti in questo nuovo episodio del nostro simpatico architetto Pregione. Per gli amici Pregione Architect, forse devo invertire le due cose, ma va bene lo stesso. Allora, dunque, il rumore così era io che battevo le mani. A cazzo di cane, così. Mi applaudivo da solo perché sono un bambino speciale. No, non è vero, sono pseudo normale. No, non è vero, sono un imbecille. Allora, dunque, è da un po' di tempo che non facciamo cose. Onestamente, non mi ricordo un cazzo. Cioè, so che abbiamo fatto cose, abbiamo fatto persone, animali e cazzate varie. Però, dunque, devo fare un attimo un brevissimo riepilogo. Allora, dunque, noi abbiamo, se non mi ricordo male, tanto la velocità lenta, quindi non ci sono troppi problemi. Allora, c'è l'ingresso, il corridoietto del cazzo, la reception, il primo blocco di celle che abbiamo usato, gli uffici del cazzo, l'armadio delle pulizie, la stanza dello staff, la doccia, la cucina, la mensa, la sala comune, aula, visita, infermeria, cappella, negozio, biblioteca, zona postale, cazzo è che ho coperto, lavanderia, officina, isolamento e basta. Poi, nell'ultimo episodio, se non mi ricordo male, ci eravamo lasciati con la costruzione di questo pezzo, che erano lenti come la morte a costruire perché gli avevo dato troppi lavori in coda e non riuscivano a smaltirli. Quindi, in questo periodo che non ho fatto video su Prison, ho fatto queste cose. Sono andato avanti praticamente. Allora, dunque, io mi sono ricordato che ho un problema, ovvero. Mi sono dimenticato, mentre stavo costruendo questo piccolo blocchetto di celle, di una cosa, ovvero non ho messo la doccia. Allora, dunque, quindi apriamo la scheda della. Dov'è? Oggetti, soffione doccia, eccolo qua. Quindi doccia, 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 doccia. Doccia, doccia e doccia. Perfetto. Poi, che altro dobbiamo fare? Allora, sì, c'è un problemino qua da risolvere perché, dove strumenti, c'è questo coso qua d'acqua che non si capisce bene perché ogni tanto si interrompe. Qui in mezzo, è proprio in mezzo, vedete? Ogni tanto lampeggia che si interrompe. Non so nemmeno io se metterlo a posto o non ne ho la più pallida idea. Non so come metterlo a posto e quindi ci devo ancora pensare su come risolverlo. Intanto sto qua per il momento non si lamenta troppo il detenuto che sta in questa stanza, quindi chi se ne cura. Come logistica siamo relativamente a posto perché ho aumentato il numero di lavoratori che lavoravano dentro la prigione dall'ultima volta perché ho ampliato sta zona qua praticamente, no? E ho fatto che metterne addirittura 10 in cucina qua, perché sta cucina qua è bella grossa e deve servire tutti questi pasti, anche se per adesso sono soltanto questi qua. In negozio erano da 2, li ho messi in 3. Nella stanza della posta gli ho aggiunto ancora uno, in biblioteca pure, anche se prima li avevo tolti, come vi avevo detto. In cucina forse erano già 3 e nei lavori forzati ne ho messi per fare sì, lavori forzati, nell'armadio delle pulizie ne ho messi di nuovo 4 e prima forse ne avevo 2 o 3, non mi ricordo più. Comunque, il grosso bene o male funziona. Poi la distribuzione del cibo abbiamo pasto in preparazione 6, domanda 16, offerta 6. What? Cos'è che mi sfugge? Offerta 7. Offerta 8. Ok, stanno aumentando, quindi vuol dire che li stanno preparando adesso. Qui sotto invece abbiamo domanda 24, offerta 0. Perché? Cosa mi sfugge? Ah, qui abbiamo i lavoratori all'opera. Ecco, perfetto. Ok, stanno iniziando a lavorare adesso. Perfetto. Poi è anche lento il tempo di gioco, quindi è normale. Qui sono a 11, perfetto. Quelli più indietro sono questi, però purtroppo non posso dire al personaggio, cioè che io sappia, non posso dire ai cuochi di spostarsi tra una cucina e l'altra, purtroppo fanno tutto,
fanno tutto in automatico, quindi non riesco a gestirmele come voglio io, ecco. E no, comunque dovremmo esserci. Poi la distribuzione del bucato siamo vagamente a posto perché vabbè, è una lavanderia gigante che rifornisce questa, questa e questa. Dovrebbe reggere, adesso poi controlliamo. La qualità delle stanze, come vi dicevo prima, queste qui sono le stanze proprio base, 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 base. Che purtroppo ho dei detenuti che richiedono una stanza di, diciamo, grado 10, invece ce l'hanno di grado 1 perché sono tutte stanze standard queste. E invece qua abbiamo devo ricordarmi di non mettere mai la sedia al centro, se no non si vede un cazzo. Ho dei detenuti che hanno, per dire, cioè questo qui è un detenuto di grado 2, tipo. C'è scritto piccolo 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 in fondo alla descrizione, grado del detenuto nella cella 2, e la cella è di un grado 7. Ma mettici il grado 10 qua dentro piuttosto, testa di picciocca che non sei altro. Vabbè, niente. Purtroppo il computer alle volte fa ste cazzate che non capisce neanche lui. Guarda, ci sono dei gradi 3 qua dentro, cioè, ma per favore, cioè il grado 6. No, questa qui è non occupata, che se ne incula. Cioè, grado 7, detenuto dentro di grado 2, ma metticene di più alti. Cioè, c'è un mucchio di gente più brava. Cioè, grado del detenuto nella cella 10. Che cazzo? Non capisco, cioè, non lo so. Vabbè, comunque. E invece poi l'ultima cosa che dobbiamo controllare. Forse mi sentite un filino più basso, mi sono allontanato dal microfono perché ho un attimo una mano impegnata nel grattarmi la schiena, che ho le pulci che mi saltano addosso, ecco. No, non ci sono le pulci, c'è qualche bestia feroce che vuole uccidermi. Allora, invece, per la temperatura stavano dicendo, sì, ci sono temperature un po' troppo alte qua in cucina, che sono addirittura 39 gradi. In mensa ce ne sono 29, vabbè, qua negli uffici ci sono 28 gradi, vabbè, dovrei abbassarli un po' effettivamente. E quindi quasi quasi stavo pensando di togliere un termosifone tipo questo, questo e quello. Ma sì, proviamo a toglierli. E poi anche qua, qui vabbè, la sala macchine, la temperatura non è che puoi farci miracoli. Qua si scalda normalmente, però è qua che devo abbassare. 39 gradi in cucina, sì, ok, vabbè, è una cucina, la temperatura più alta del normale perché c'è i fornelli che vanno la metà del giorno, però cazzo, è un po' troppo alta. E qua ce ne sono 29, ma 29 non mi sembra così tanto eccessivo per una sala macchine. Qui temperatura 21, temperatura 20 e qua invece 17, ma questo qua per il momento non viene usato, ma praticamente è un corridoio di servizio. Poi, i bisogni, come si è messi a bisogni? Allora, abbiamo i bisogni. Che abbiamo, ah, eccoli qua. Allora, vogliono l'alcol, la spiritualità e i vestiti. Ecco, i vestiti sono quelli più stronzi perché sono quelli che fanno incazzare la gente. L'alcol e la spiritualità forse riusciamo ancora a metterci una pezza perché non incidono così tanto sul coso, sulla cattiveria, ecco, delle persone. Allora, io farei una cosa, faccio un attimo. Velocizzo un attimo la cosa, la questione, perché voglio vedere cosa viene fuori. Voglio vedere se per sbaglio o se per caso la richiesta di vestiti si abbassa e quindi posso starmene tranquillo, o se devo fare qualche modifica, tipo aggiungere la lavanderia, togliere della lavanderia o robe varie. Adesso dovrebbe essere, che periodo è questo? Di cortile, la gente si fa il cazzo che vuole. Vedete, esercizio, famiglie, c'è chi corre, c'è chi non corre, chi si è grata le palle. Qualcuno si è cagato addosso perché c'è uno che già era diventato rosso. E i vestiti, bisogna vedere se questo qua tra un po' scende o no, perché tra un po' dovrebbe arrivare l'ora in cui vanno a lavorare. Dovrebbe, mi sembra. Ecco, lavoro, tempo libero. Se questa qui scende, questo qua dei vestiti, vuol dire che stanno distribuendo la roba in giro per il coso,
per la prigione e quindi dovremmo essere a posto. Se così non dovesse essere, cosa che sembra effettivamente non avvenire, molto probabilmente dovrò trovare un modo di far funzionare sta cazzo di lavanderia che non mi viene in mente come farla funzionare. Vediamo un po' se... Allora, vestiti, è sempre uguale? Vabbè, adesso lavoro a tempo libero, c'è ancora un'ora, ma nessuno va a lavorare qua. È tutta roba ferma, nessuno che si... Nessuno che si degna di muoversi. Però vedete, più o meno, nonostante ci sia il problema dei vestiti, qualcuno, cioè, cibo è stra soddisfatto. Il comfort pure perché sto aumentando la qualità delle celle, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Sono sti cazzo di vestiti che non riesco a gestire perché non ci va nessuno qui a parte chi è? Ah, inservienti. Ah, ci sono soltanto gli inservienti che durante il pasto vanno a mettere a posto i vestiti. Vediamo un po' se scendono i vestiti o se... Oh, è scesa la domanda di droga, figo. Vestiti, no, ma non ho il trattino blu. Ah, eccolo qua uno. Eccolo qua. Vediamo se scendono. È sceso di uno. Dai, era qui, ah, o di due forse. Da 15 è passato a 13. Sì, non va proprio bene bene, però troveremo il modo di soddisfarlo sta cosa qua. Non so ancora bene come, però gliela famo. 12, attenzione, 12. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che sta portando in giro. Dove sei? Ecco, eccolo qua, trovato. C'è il tizio che poi. Eccolo qua. C'è il tizio che porta in giro i cosi. Perfetto. Ok, quindi. L'unica cosa che abbiamo. Dobbiamo mettere le pattuglie perché sta zona qua è un po' scoperta. E poi ho tirato giù alcuni muri perché era troppo incasinata. Apri e chiudi le porte. Quindi, cosa facciamo? Facciamo schieramento, ci mettiamo una pattuglia, manca una pattuglia del cazzo, tipo una qua, e poi le uniamo qui in mezzo, ok? Così c'è una pattuglia, anzi, facciamo così. Facciamo così e facciamo così al giro completo e non abbiamo problemi. Due pattuglie qua le avevo già messe, però in questa pattuglia qua mi sa che ne devo mettere due di stronzi perché è troppo grossa. È una zona bella grossa. Invece queste qua sono due zone piccole, bene o male ce la famo. Come schieramento abbiamo uno fisso qua e uno fisso qua che sono i due punti critici dove sono le uniche posti in cui i detenuti possono passare. Qui in questo punto teoricamente non serve perché non ci passa mai nessuno, fino a quando non collegherò qua sotto, cosa che poi farò più avanti. Quindi per il momento pattuglie cinofile non le ho ancora messe e pattuglie armate probabilmente non le ho ancora messe. Qui la gente si sta incazzando perché è in diminuzione. Boh, perfetto. Vediamo un po' cosa siamo. Eccolo qua, vestiti, boh, siamo a posto. Nella notte, facendo girare un po' la questione, passando al giorno dopo, siamo a posto. Io azzarderei adesso. Cos'è sta riunione qua? C'è già troppa riunione. Cosa siete voi 5 qua assieme? Questi qua c'è qualcosa che non va. Questo qui vuole l'alcol, quindi è uno spacciatore di alcol questo, sicuro. Questo qui, sicurezza minima, bla bla bla. No, non dice niente, però non è strano, molto strano, non mi ispirava quella riunione di 5 stronzi lì in mezzo. Niente, abbiamo... Ecco, ci manca un po' di guardie adesso, però ne abbiamo messe due di pattuglia, quindi sicuramente... Dovrò purtroppo ordinare altre due guardie, tipo dov'è guardia? Ne mettiamo, vabbè, ne mettiamole a cazzo intanto. 12, 13, 14, 15. Dai, 2009 di guadagno ci stanno bene.
Ok, poi adesso cosa possiamo fare? Dunque, la cappella c'è, questo c'è. Adesso bisogna guardare i corsi, perché? Perché nei corsi, poi la prossima volta guardiamo anche le sovvenzioni, perché nei corsi sicuramente c'è qualcuno che vuole fare qualcosa, vedi? Allora, corso assicurazione officina, 14 interessati, 13 finiti, superati 9, ok. E non, questo qua non mi ricordo se l'avevamo già fatto o meno. Forse non... vabbè, che se ne frega. Apprendista in falegnameria, qualificati 1. Programma educativo di base... Interessati 4, 23 finti, superati 15. Trattamento farmacologico da droga, la droga. Alcolisti in coda 3, va bene così. Poi guida spirituale, ce l'abbiamo 2 ore al giorno, va benissimo. Programma educativo generale, perfetto. Avvia anche questo, che ci mancava un posto di coso per farlo. Udienza di scarcerazione, interessante. Richiesta politica penitenziaria, dunque dice, adesso qua devo avvicinarmi allo schermo perché non vedo un cazzo, dice, tenuta da un agente di libertà vigilata in libertà, bah, chi se ne frega, assistito da un avvocato, durata sessione 4 ore, ogni detenuto ha bisogno di un tavolo visite, dopo aver scontato il 50% o il 75% della pena, possibilità di lavoro all'esterno, posti studenti, vabbè quello che è, può essere tenuto al di fuori dell'orario lavorativo. Ah, quindi va bene lo stesso. Posto come insegnante, i studenti possono venire scortati dalle guardie, è facile. Non ho capito. Però non me lo fa attivare questo, perché molto probabilmente ci manca qualcosa. Quel qualcosa che ci manca, quasi sicuramente, è dove farlo. Quindi l'udienza di scarcerazione, dobbiamo trovare un posto dove fare sta zona. E quasi quasi sfrutterei questo buco qua che non mi ricordo cosa ci dovevo mettere. Quindi, allora, stanze. Merda, siamo 17 minuti. Mi sono completamente perso. E quindi mi sa che lo faremo nella prossima volta. Anche perché una stanza 5x5, farla lì in mezzo è inutile. Devo pensare a qualcosa di più furbo. Signori, per il momento ci salutiamo. Perché mi perdo sempre come al solito. Ci vediamo nel prossimo episodio di Prison Architect e dovremmo fare le prossime celle e qualche altra cazzata. Quindi per il momento, signori, un saluto a tutti, alla prossima e non fate casini, altrimenti poi mi tocca, eh?